Ciao a tutti, nuovo video. È un try-on swatches, un try-on perché non mi devo truccare ancora. Ho qualche prodotto accumulato, ve lo faccio vedere, swatchato. Iniziamo da che cosa? Qui abbiamo prodotti viso, tipo questo, questo qui, prodotti un pochino viso. Abbiamo prodotti occhi, occhi, tutto occhi, viso, occhi. Ok, proviamo a partire dai prodotti viso. Proviamo la BB Cream Perfect Tint 5 in 1. Non se ne parla molto, ma è molto carina. C'è lo swatch sulla mano. Questa è la 01, non mi ricordo se è 01 o 02. L'avevo acquistata con due confezioni. Vedete che è molto coprente, ne dovete usare poca perché tende un po' a lucidare la pelle mista, però se voi non avete questo problema, meglio. Cioè, lo sbocciato, lo spalmo un pochino, ma è molto coprente, molto idratante. La mano con la BB cream, anche no, voilà. Poi Pure Light Nude Tint Hydratant Moisturizing Nude Foundation. Io sono la colorazione bel 100, anche se la commessa mi voleva rifilare la rosé e non sono rosé per niente. È fatto così, molto carino, il suo applicatore, e faccio vedere una goccina perché insomma, è uno spreco in mano. È molto liquidino, molto più leggero, quello era molto pastoso, questo è molto leggero, molto modulabile, vedete che è il mio colore. Vedete? E brava commessa, è una lettura di brochet. A me piace molto quando voglio un fondotinta coprente ma non soffocante. Io uso questo, molto molto carino. Ve lo consiglio, poi l'ho comprato a 14,90, però non so se è ancora a 14,90 oppure no. Poi andiamo sempre con un altro abbastanza cremosino. Questo è la Core Perfect Genius 4 in 1 Prime fondotinta correttore cipria. È veramente fantastico. Qui anche la sua spugnetta, il suo specchietto. Questa è la ciata di prodotto. Faccio leggermente perché è totalmente il mio colore, un po' più. È veramente cream to powder, copre tutto, è tutto in uno ed è fantastico, è non lucido, tiene tantissimo, dura un sacco, quindi ve lo consiglio. Faccio vedere di nuovo la confezione, molto carina. Andiamo avanti, se no viene 8 ore di video. Il fantastico Neve Cosmetics Assistant Foundation, che io ho cannato la colorazione, questa era medium warm, che devo prendere
al massimo la medium neutral. Forse la light neutral, non so come. E lo swatcho qui. Vedete che è palesemente giallo e non è carino. So come utilizzarlo, però è molto cremosino, vedete, ne basta poco e coprite, però è molto pastosino, cremosino, non basta, molto giallo sul viso, rimane molto molto giallo, però è coprente, vi fa correttore fondotinta insieme. Molto carino. Batteria non mi mollare adesso. Poi passando a prodotti in polvere. Anche qui avevo sbagliato la colorazione. Flat Perfection Smoothing Powder Foundation Medium Warm. Io anche qui ho cannato. Vedete che gialla e gialla, io non sono molto gialla, pensavo di essere gialla, invece no. Lo swatch per farvi capire che è molto giallo. È giallo, giallissimo. Non so se si nota, ma c'è una striscia gialla. Non so come utilizzarlo, però è veramente coprente, mi piace, ma non so come usarlo. Se avete consigli, aiutatemi, non fate le tirchie. Due cipe della Essence molto molto rinomate, la All About Matte e la Brighten Up Gialla. Questa è veramente fantastica e anche vegana, la All About Matte, se lo volete sapere. Vedete? Non rimane per niente, se ne va via. Totalmente se ne va via. È fantastica, costa poco ed è vegana. Cioè, di cosa stiamo parlando? Avanti il prossimo. Ormai c'ho la mano che brucia. La Brighten Up, quella gialla, per settare il correttore, e questa va bene che sia giallo, aspettate che la svuoto di là perché qua è tutto bagnaticcio e la polvere non va. Vedete, molto giallina. Per settare il correttore costano poco e sono valide. Questo all-over, terra illuminante all-over viso di Eufydra, se riesco ad aprirla, che è molto cattivo questo package, regalata a Natale. Vi faccio uno swatch di tutto, uno swatch, prima un po' troppo. Ne ho preso tanto tanto, ma non è così, questo è tutto insieme molto. Se prendete tipo solo questo molto più chiaro, se no tipo qui adesso si è un po' mischiato tutto, si vedrà la diversità. Vedete, è un po' chiaro, un po' scuro, è molto valida, si è un po' mischiata tutta, però cipria, blush, illuminante, terra, tutto insieme. Nel frattempo che svuoto poi tutto a posto, così mi trovo meglio. La mano tutta svuotata. Ultimi prodotti viso consigliatissimi. Questa è la Astra Peach Romance Contour Blush and Highlight, questa qui, molto molto bella, la adoro. La swatcho qua, se riesco. Questa che è simile a
una cipria, infatti una cipria molto chiara, molto carina. Poi il contour, se riesco, contour freddo, molto carino. Poi l'highlight, mettiamolo qua, l'highlight, vedete? Ho il polso che brilla. E poi il blush, cioè ma quanto sono pigmentato, no? Non scherziamo. Ho il polso contourizzato. Ok, un altro prodotto di Astra, il Astra Long Stay Concealer correttore lunga tenuta. Lo provo di qua perché di là sono piena di swatch. Ha un odore un po' alcolico, però è molto molto buono. E questo qui, si fissa, non si sposta, non va da nessuna parte. Io sono molto molto contenta, bravo Astra, che sarà probabilmente, sono prodotti validi e hanno un prezzo low cost, quindi andate a darci uno sguardo. Poi il Accord Parfait, togliamo sto coso. L'Oreal Accord Parfait Highlight Power Illuminante 2-in-1 Blush e Punti Luce. Ah, questo è un blush. Io l'avrei detto tutto illuminante, ditemi dove è il blush. Però ha il suo specchietto, il suo pennellino, tutto all'interno. Andiamo a sbocciare tipo questo. Cioè, poi questo azzurrino, questo azzurrino un po' perde, però cioè, e questo che dicono che è un blush, lo sboccio qua, non lo so, a me sembrano tutti illuminati, però questa è straconsigliata. Se magari la trovate, ve la consiglio. Poi passando ai prodotti occhi, come qua c'è, ho pieno di swatches di tutto e di più, mi devo lavare. Poi il Glossip Glitter Eyeliner, che c'è sia dorato che argento. Io uso argento, molto bellino per fare le cut cream. Vedete com'è carino, è carinissimo, molto molto bello. Sì, ho fatto ravvicinato per far vedere il prodotto, non per farmi vedere a me. No, perché mi voglio bene e faccio vedere i prodotti, ma non per farmi vedere, no. Poi questo era di Glossip, abbiamo Kiko, L'Oreal, Deborah, Astra. Ok, vi faccio vedere tre mattitoni Astra, che sono Jumbo Eyeshadow mattitoni occhi, sì, solo che due sono del nuovo packaging e l'altro del vecchio packaging. Vi faccio vedere quello Sparkle Effect vicino ai glitter. Guardate quanto sono scriventi e durano, cioè io li voglio tutti questi, basta. Il color pannino rosatino, cioè
rendiamo conto. Questo che ieri sera ho usato come ombretto, questo rose gold, cioè scherziamo, è bellissimo, tipo anche come base ombretto, fotonico. Poi altri ombretti, il mio degli ombretti si è impossessata di me. Il Gold Waves Metallic Eyeshadow, e l'ho preso marrone, questo qui, però è un marrone un po' verdastro, faccio vedere, se vedete è un po' verdastro. Si asciuga ed è fantastico. Poi il Cream Crush Lasting Color Eyeshadow, lo 05, che è questo pottino carino. Il suo sito sembrava rosa, però è molto argento ma poco rosa, se vedete. Mi sembra molto argento. Lo prendo con l'unghia, riuscirà, e lo sgoccio qua. Vedete? Cioè, è già asciutto. È fantastico. Io ve lo consiglio. Poi questo è un'offerta a 2,95. Comprato lo 05. Poi avanti, se non vi dura tantissimo questo video, vi consiglio il Maxi Coquejal sguardo intenso e seducente. Questo è il nuovo packaging. Io ho anche quello bianco, verde, blu, che è un packaging molto molto valido. Pack questo qui, ditemi se non è spaziale, è bellissimo, secondo me anche come ombretto molto molto bello, un viola scurissimo. L'Oreal Paris della linea Paradise Casual Ecstatic, qui swatches, mi raccomando, precisa. Secondo me è anche sfumabile come un ombretto, molto bello. Ultimo prodotto e poi vi lascio andare, è il Comfort Color Lipstick rossetto nutriente cremoso di Glossip. Questo è il packaging. Lo metto poco perché è lucidino, lucidino, lucidino. Faccio vedere qua. Molto cremosino, lucidino. Dal braccio non si vede, però vi assicuro che è cremosino. Faccio vedere sulle labbra. È molto cremosino. Vedete? Molto lucidino, cremosino. Se vi piacciono i rossetti lucidini cremosini, va bene. Se non vi piacciono, che vi va un po' ovunque, no. Con la mia mano sgocciata, le mani sgocciate ovunque, anche le labbra, io vi invito a mettere mi piace, un commentino, e iscrivetevi al canale per supportare questa matta che si sporca ovunque. Grazie swatches, vedete, ve l'ho detto, che va ovunque, ve l'ho detto. Niente, un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.